Buonasera, buonasera da parte mia, mi sentite? Mi sentite forte e chiaro? Spero di sì. <ride> Vediamo un po'. Qualcuno mi sa dire se mi sente? Ottimo, bene, bene, forte e chiaro, alla grande, alla grande. <ride> bene, benvenuti a tutti e. e... Diciamo che oggi il tifo è per Skyway e non per i mondiali. <ride> è ovvio che il, il calcio è molto è molto forviante. Cioè, eh, tutti, tutti siamo distratti in tutti i giorni da qualunque, da qualunque cosa, invece, essere presenti al webinar è la cosa più importante oggi giorno perché. Eh, nel prossimo futuro avremo la possibilità poi di scegliere cosa fare alla sera invece di guardare il webinar. Comunque sì, il webinar è sempre un modo per, per trovarci, per sentirci e mh, mi auguro di eh, vedervi, conoscervi tutti quanti eh, prima possibile e soprattutto nell'imminente Eco Festival che ci sarà tra un mese poco più di un mese il 4 agosto eh, non eh, non eh, questo è il, è il nostro mondiale, il nostro mondiale, è il 4 agosto è la finale, se vogliamo una prima finale, una prima fase più che finale, eh, dove tutti noi abbiamo la possibilità di toccare, di vedere con mano, di conoscere il presidente Yunisky eh, e avremo modo di eh, prendere consapevolezza dell'enorme dell dell progetto Skyway e toccando con mano cosa? Quello che stiamo costruendo tutti. Eh, tutti noi siamo partecipi e eh, condividiamo il, il progetto Skyway e tutti noi siamo protagonisti dal primo all'ultimo che verrà in questo progetto quindi io eh, sono carico eh, a mille per questa trasferta sono carico a mille perché vedrò con i miei occhi quello che ho già eh, ho già visto nei, nei filmati ma la vera cosa importante è essere presenti quel giorno perché quel giorno non ci sarà solo la tecnologia la, la tecnologia che vediamo nei video ci sarà anche innovazione tecnologica che non abbiamo ancora mai visto eh, perché unischi sta lavorando eh, da, da tempo su altre invenzioni altre novità che vedremo all'eco festival e che saranno lanciate all'eco festival quindi eh, ricordo di nuovo e vi invito tutti quanti a prendere a prendere in seria valutazione di venire a Minsk eh, ci siamo già in un bel gruppo italia eh, presenti non solo del nostro gruppo ma anche di altre di altre realtà importanti quindi faremo squadra l'Italia sarà presente a Minsk e mh, chi non potrà partecipare sarà lì con noi, me lo sento eh, con tutto il cuore. Ehm, ci sono, i, gli aerei sono presi da salto, da Verona ci sono pochi, ancora pochi biglietti, quindi dobbiamo affrettarci a, a prenotare, riservare il nostro posto perché eh, poi non, non ci sarà più possibilità. Chi ha ancora quel dubbio, ma forse mi, no, eh, domattina decid decidere, anzi stasera decidere e partire con tutti noi, faremo eh, tre giorni insieme, ci conosceremo me meglio e eh, studieremo tutti i progetti di sviluppo eh, che ci saranno nei prossimi anni. Eh, L'Eco Festival è un, un modo per unire i popoli, eh, e eh, Skyway unirà le, tutti gli, i paesi del mondo. Eh, sono partito a mille perché non vedo l'ora di essere a Minsk con tutti voi, con quelli che eh, lo vorranno e, e, e per avere, vedere e toccare con mano quello che stiamo costruendo insieme al presidente Juninsky. Vediamo, eh, buonasera a tutti, vedo che c'è anche qualcuno di nuovo, buonasera da parte mia, io sono Claudio, eh, mi occupo di, di presentare questo webinar eh, da un po' di, di tempo, eh, eh, partecipo a Skyway da, dall'ottobre 2016, quindi fra un po' far, facciamo due anni di compleanno sul progetto Skyway. E benvenuti questa sera e, e ora partiamo con la presentazione opportunità che capita solo una volta nella vita eh, l'opportunità eh, di essere presente all'eco festival il 4 agosto è unica perché perché è il terzo anno di eco festival eh, l'anno scorso c'erano eh, più di eh, 3.500-4.000 persone, l'anno pre precedente, che era il primo Ecofestival, ci, ci dovevano essere circa un migliaio di persone. Quest'anno quest si, si punta a un record e chiaramente il successo dell'Ecofestival sarà eh, importante per tutti quelli presenti e di riflesso anche chi non potrà venire um, in bielorussia skyway skyway nasce da un'idea da un'idea di un genio eh, che è Juninsky eh, ed è mh, una persona eh, molto umile ma con delle grandi visioni e, mh, e lui è partito dal lontano 1977 quando Dopo la laurea ha cominciato a eh, mettere su carta tutti su, i suoi progetti applicando la sua teoria che è origine, che è, è, è origine dalle, eh, dalle nozioni tecniche de, di Tesla. Skyway nasce da un, da un problema: un problema che sono eh, i problemi quotidiani di tutti i giorni e, di tu, e, e, che, e che coinvolgono tutti noi. Abbiamo il problema del, della congestione del traffico. Abbiamo problema che non ci sono per chi non ha infrastrutture, il caos è totale. E quindi abbiamo bisogno di eh, risolvere questa situazione. In secondo luogo, ma non meno importante, abbiamo anche delle eh, inondazioni, inondazioni sempre più evidenti nel nostro, anche qui nel nostro paese Italia, eh, inondazioni che danneggiano il territorio eh, ci vogliono poi anni per ripristinare tutto eh, purtroppo non si possono ripristinare le vite umane e, e le vite degli animali che vengono travolti e coinvolti eh, i disastri ambientali provocano danni enormi che vanno a eh, influenzare i bilanci del, dei comuni quindi eh, skyway va a toccare anche la la tasca eh, delle, dei cittadini va a toccare anche eh, il problema dei danni ambientali che eh, rimangono poi sulle, eh, sulle eh, istituzioni locali, comuni, province, regioni. E quindi se noi riusciamo a ottenere una tecnologia che supera gli ostacoli eh, delle inondazioni, eh, evitiamo dei costi di gestione notevoli e quindi di riflesso possiamo anche pensare che eh, chi amministra può ridurre anche le tasse. Eh, chiaramente abbiamo eh, problemi eh, che eh, di riflesso portano a disagi anche nelle comunicazioni, perché le linee ferroviarie se c'è un allagamento, se c'è una tempesta di neve, se c'è ghiaccio... Eh, no, sono bloccate e quindi le inondazioni possono essere eh, sovrastate con delle linee di secondo livello. Altro problema importantissimo eh, di cui se ne parla eh, tutti i giorni. È anche quello eh, ambientale legato all'inquinamento. In questi 50-60 anni abbiamo eh, provocato danni enormi sul, sull'aria, eh, abbiamo distribuito polveri sottili. Cosa sono le polveri sottili? Sono chiaramente delle, mh, dei, degli atomi di metalli pesanti che eh, in natura sarebbero solidi, quindi metalli pesanti come piombo, mercurio eh, e, questi, e questi metalli ehm, sospesi nell'aria vengono, vengono chiaramente ehm, respirati dal nostro apparato respiratorio che non è in grado di filtrarli perché sono talmente eh, parti per milioni che eh, provocano danni ai nostri organismi. Chi sono le persone più deboli? Sono ovviamente i bambini, e ehm, sono i bambini e eh, gli anziani quindi c'è bisogno eh, chiaramente di, eh, di fare qualcosa l'inquinamento eh, provoca eh, danni enormi eh, animali e cose possono essere danneggiate le nostre foreste sono sempre più deboli perché c'è la deforestazione quindi il degrado ambientale il degrado della terra è Troppo devastante, troppo eh, importante per, eh, per non fare nulla. E, e il motto principale di Dioniski è costruisci Skyway e salvi il pianeta, salvi il pianeta e vai a risolvere tutti questi problemi. L'aumento demografico che comporta a, a problemi di infrastrutture, abbiamo i costi eh, del trasporti merci, trasporto passeggeri, costi eh, enormi che vanno a gravare sull'economia di ogni singolo cittadino congestione del traffico, vite umane, vite umane che eh, eh, purtroppo ci sono ogni giorno a causa di incidenti causati dalla distrazione, perché quando si va in macchina si non si guida soltanto, ma si fanno 4-5 cose. Eh, ecco, l'idea di Skyway, l'idea di Uninsky è proprio quella di poter viaggiare in sicurezza facendo altro, non c'è bisogno di stare al volante, di stare... Attenti a quello che si fa perché sono veicoli eh, automatizzati, veicoli che sono in grado di andare con un controllo di sicurezza elevatissimo. Pensate che le linee sono linee dedicate a una sola a un solo tipologia di veicolo, a una sola direzione, non c'è possibilità di eh, collisione con altri mezzi. Quindi ehm, cosa succede? Succede che eh, la tecnologia fa passi eh, da gigante ma nonostante ciò abbiamo delle infrastrutture che fanno eh, veramente eh, diciamo, acqua da tutte le parti. Perché? Perché chiaramente cosa vuol dire acqua da tutte le parti? Significa che le infrastrutture, soprattutto quelle ferroviarie, sono rimaste ferme dagli, dal, dal 1800 non c'è stato un enorme sviluppo delle infrastrutture eh, su, su ferro ma bensì solo eh, un, un enorme eh, ampliamento delle, line, delle strade, delle autostrade, delle tangenziali eh, e quindi le infrastrutture. Del, eh, dei binari delle, delle linee ferroviarie non sono all'avanguardia per la tecnologia avanzatissima dei mezzi che dovrebbero eh, dovrebbero eh, sostenerle e quindi Skyway è un nuovo modo di pensare la comunicazione è un modo eh, più leggero eh, sopraelevato da terra quindi eleviamo il, eh, il trasporto da terra e andiamo a risolvere il problema delle congestioni risolviamo il problema degli incidenti agli incroci gli incidenti che succedono quando un treno eh, passa e il passaggio a livello per qualche ragione non è non sbarra la strada o ai camion o alle biciclette o, o ai pedoni e così via. E quindi c'è sempre un rischio, un, un percentuale di rischio in tutti questi incroci. E quindi chi è Juninsky? Juninsky è appunto eh, quell'ideatore di questa tecnologia, eh, è partito nel 1977 con eh, un'idea eh, un di portare sul, eh, nello spazio le merci eh, non utilizzando più la propulsione dei razzi e quindi riducendo l'inquinamento, riducendo tutto quello che eh, serve, il carburante che serve per portare le merci nello spazio. Eh, proprio ieri o oggi è stato pubblicato un articolo dove Iuninsky parla eh, del trasporto spaziale, dei veicoli spaziali. Eh, C'è chi dice, giustamente, non... non eh, Pensiamo troppo avanti, teniamo i piedi per terra, e questo è una, un discorso molto saggio perché chiaramente eh, non possiamo pensare ad andare nello spazio a conquistare lo spazio se non abbiamo ancora conquistato i tre metri sopra da terra, eh, né proprio sul, sul nostro pianeta. Tuttavia. Eh, questo video fa pensare come Juninsky è già oltre a quello che ha già fatto vedere dalle linee che ci sono installate in Bielorussia e è proiettato a quel grande progetto di elevare da terra l'industrializzazione e riportare la terra alla terra. Significa riqualificare, ribonificare i terreni, eh, superfici cementate, quantità enormi di terreno che non è più, eh, non è più dedicato all'agricoltura, all alle coltivazioni. Alle, e, ma soprattutto è stato cementificato, è stato eh, danneggiato in questi, in, questi, eh, in questi anni, e pertanto lui ha questo obiettivo, questa visione di trasportare, levare da terra l'industrializzazione, le fabbriche, affinché tutto quello che è sottostante ri, riarrivi, riottenga il, la naturalezza che aveva un tempo. E quindi lui si è messo a fare i suoi disegni, a portare avanti la sua idea della tecnologia Skyway che si può riassumere. Assumere in questa slide, la potete anche leggere, la leggiamo così vi rimane più impressa eh, in modo tale che la potete raccontare a chiunque voi con, incontrate ogni giorno nella vostra vita quotidiana. Skyway è un sistema innovativo di trasporto che è capace di adattarsi ad ogni situazione, ad ogni territorio fisico, naturalmente. Eh, e consente all'uomo di muoversi in sicurezza, nella massima sicurezza, sicurezza possibile, il più velocemente possibile, mentre, io aggiungo, mentre sta facendo altro. Cosa vuol dire? Non è che l'uomo si mette al volante, eh, accelera, frena, ehm, perché non sarebbe la massima sicurezza. La massima sicurezza intesa che il veicolo va per suo conto va in automatico, l'uomo può fare altro, può leggere, dormire, fare l'amore, leggere il giornale, lavorare, studiare, riposare, andare in palestra, qualunque cosa possa fare, si muove in sicurezza, ma non si muove per distanze piccole, solo piccole, si può muovere anche a distanze molto grandi. E questo fa sì che eh, l'uomo diventa come un, un impulso elettrico, come le, le, gli impulsi bit eh, o 0, 1, i dati digitali eh, vengono trasportati in una linea internet, eh, in una fibra ottica e arrivano eh, velocemente da un punto ad un altro. Quindi vedete come internet ha eh, rivoluzionato il mondo della comunicazione. Bene, Skyway rivoluzionerà il mondo dei trasporti a 360 gradi. E, e quindi questo è, il, è, è veramente eh, la cosa in, in importantissima. Skyway oltretutto cosa fa? riduce l'impatto ambientale al minimi termini, non ci sono espropri, non si deve abbattere delle case, non si devono, eh, non si devono eh, bloccare, fermare i lavori perché c'è un, eh, un reperto storico e quindi non <ride> si può andare avanti con un'infrastruttura, una, una metropolitana. Invece Skyway attraversa i territori, eh, non permette eh, di eh, dover Fare questi espropri permette invece ai territori agricoli di essere coltivati e continuare la, la, il proprio lavoro ai, alle persone che, che possono ottenere qualcosa dalla terra. Eh, Un'altra cosa importante chiaramente è che queste linee hanno un costo. Che è ridotto ai minimi termini rispetto a grandi infrastrutture come quello che può essere un treno a levitazione magnetica piuttosto che un iperloop fatidico eh, ancora eh, prototipo che può essere il treno di Elon Musk. Quindi abbiamo tutti i presupposti perché questa tecnologia possa essere importante. E qui abbiamo descritto, riassunto quali sono i vantaggi di Skyway, quindi li possiamo brevemente eh, rienunciare, abbiamo che rispetta l'ambiente, è economico, eh, sicuro e interconnesso, Inter partiamo dall'interconnessione, significa che Skyway può essere eh, un punto di collegamento tra infrastrutture già preesistenti, che può essere un collegamento diretto tra l'aeroporto e la stazione dei treni, piuttosto che eh, una metropolitana in periferia che, è, ehm, che non, non collega determinate zone residenziali, le quali zone eh, sarebbero in degrado perché non c'è una com buona comunicazione. Quindi Skyway può portare un valore aggiunto a quei territori che sono isolati o comunque è, è scomodo eh, raggiungere e quindi eh, valorizzare il territorio. Skyway può valorizzare i territori, può valorizzare il turismo in zone dove ci sono eh, eh, centri culturali, palazzi d'epoca e Via. Eh, Skyway, le infrastrutture che porta il turismo, porta l'economia a crescere e portare il paese in una situazione in cui ci sia meno povertà. L'Italia oggi eh, segnala 5 milioni di persone povere. Bene, Skyway deve essere quella chiave vincente per aiutare le persone a, a, a riconquistarsi la libertà di scegliere eh, e di vivere con elementi fondamentali ed essenziali. Bene. Ehm, ci siete? Ok, allora eh, bassi consumi di energia elettrica. Perché bassi consumi? Perché eh, UNISC ha sviluppato un sistema in grado di ridurre di 100 volte la potenza di attrito, quindi eh, sovrastare la potenza di attrito di 100 volte significa di ridurre l'energia necessaria per muovere questi veicoli. L'energia necessaria quindi può essere eh, ridotta in, con questo sistema e quindi anche l'energia può essere utilizzata da font, solo fonti rinnovabili. I costi di gestione sono ridotti. I costi di costruzione, idem, eh, se noi lo confrontiamo con una costruzione di una linea ferroviaria, abbiamo dei costi che sono dimezzati, mentre per quanto riguarda un'autostrada si riduce a un quarto rispetto al costo dell'autostrada stessa quindi si riducono i costi di costruzione ma anche di gestione perché si utilizza meno materiale c'è più automatizzazione quindi c'è più gestione e non c'è un intervento sulle, eh, sui veicoli dei, delle persone eh, addette che saranno più da eh, utilizzare come risorse per la gestione e il controllo. Eh, trasporto sicuro, meno incidenti, non ci sono più le, i, i punti di, di incrocio, eh, trasporto in sicurezza né, quando ci sono eventi atmosferici molto, molto eh, devastanti, quali possono essere eh, terremoti, eh, inondazioni, tempeste di neve. Eh, tsunami, vento forte, quindi tutti questi, eh, si, questi eventi atmosferici molto intensi possono essere contrastati da una linea Skyway. La linea Skyway non ha paura di questi fenomeni perché eh, è studiata per muoversi in sicurezza. E l'aiuto eh, che queste linee sono sopraelevate da terra è un grande aiuto che risolverà grossi problemi in, tutte le, eh, in tutti i paesi. Quindi sicurezza all'avanguardia per questa eh, tipologia di linea. E qui vedete alcune immagini eh, dove potete notare... Il un punto di snodo tra trasporto urbano ed extraurbano. Il trasporto urbano ha una velocità massima di 150 km/h. Il trasporto extraurbano ha una velocità massima di 500 km/h. I 500 km/h saranno una velocità massima di test per la linea ad alta velocità, che non è ancora stata eh, sviluppata, ma è in procinto di, di, di essere di esserlo e naturalmente le linee andranno a 450 km orari 500 massima velocità saranno quelli di teste vedete come i punti di snodo eh, possono essere eh, facilmente eh, costruiti con delle delle stazioni eh, in verticale eh, nelle quali non è detto che ci sia solo eh, ubicazioni per eh, il per la fermata delle, delle, degli dei veicoli, ma ci possono essere contesti di lavoro, di mh, centri commerciali, eh, divertimento e così via. Le città lineari chiaramente sono le città dove si possono attraversare eh, con queste linee sopraelevate eh, grandi, grandi metropolitane, grandi eh, per, città eh, con un'alta densità sia di popolazione che di, eh, di costruzioni. E quindi c'è un, un enorme vantaggio eh, di attraversare le città in, in questa, con questa filosofia di, della sopraelevata, perché basso, ehm, è basso il costo, bassa la quantità di materia prima necessaria, basso il tempo per la costruzione. In alto a destra invece vedete una Eco-House, una casa come la pensa Uninsky, ma come tanti altri architetti bravissimi la pensano tutt'oggi. Ovviamente è una, una casa dove la tecnologia si spose con l'ambiente, la tecnologia è in grado di eh, catturare l'energia eh, da fonti rinnovabili necessario per vivere in queste, in queste abitazioni. E la tecnologia si sposa con l'ambiente, con la natura, perché il tetto non è più un tetto tradizionale, ma ci sono anche, eh, ci sono anche le piante, ci sono eh, le piante di coltiv da coltivazione, le piante ornamentali eh, che danno ossigeno all'ambiente. Allora, aspettate un attimo che guardo se c'è c'è un'altra un'altra presentazione allora vediamo non c'è ancora avevo caricato un'altra presentazione non la vedo ancora vediamo se se ci sarà dopo Allora, qua adesso ho fatto confusione, l'ho andata. Allora, adesso è tornato indietro, andiamo avanti. Ecco qua. Allora, per andare a mettere in evidenza... Quelli che sono i vantaggi di Skyway, andiamo eh, a analizzare un, un esempio pratico che eh, può essere molto, molto interessante per tutti voi. Allora, ehm, questi sono dati ufficiali eh, di, eh, presi dal, dal sito di Unitsky, non, non, non c'è inventato nulla chiaramente, sono dati oggettivi alla mano. Se noi fossimo mo a Mosca e eh, abbiamo il desiderio di andare a San Pietroburgo. Oggigiorno l'unica possibilità, eh, o meglio le, le uniche possibilità sono l'aereo e il treno. Per raggiungere San Pietroburgo da Mosca eh, occorrono 650 km di viaggio. Quindi il tempo impiegato mediamente dell'aereo ma anche del treno è all'incirca di 3 ore. 3 ore con un costo minimo di circa di 50 dollari perché costo minimo perché chiaramente in aereo eh, ma anche in treno molto probabilmente costa di più eh, il costo minimo eh, fa pensare che qualcuno eh, ha ottenuto una promozione un'offerta e quindi 50 dollari eh, eh, se è riuscito con 50 dollari a fare questo questo tragitto la velocità media per tre ore impiegata è di 220 km/h. Perché mediamente è questo il tempo impiegato, tre ore? Perché l'aereo è molto più veloce del, del treno, chiaramente. Ma cosa significa? Che l'aereo eh, richiede anche dei tempi di trasferimento, atterraggio, decollo, eh, spostamenti per andare in aeroporto, tempi... Eh, di attesa prima del, del decollo e così via quindi ehm, eh, questa è la possibilità che abbiamo oggi di eh, percorrere questo tragitto di 650 km eh, domani quando noi avremo la possibilità di scegliere la linea skyway e domani eh, non è troppo lontano eh, avremo un un tempo impiegato di un'ora e 40 minuti con velocità media di circa 300 di circa 300 eh, adesso non leggo bene perché ciò comunque 390 380 km orari eh, al costo di 8 dollari e in questi 8 dollari c'è sia il costo dell'energia che la gestione di queste linee. Allora, questa è una prima riflessione. Con 8 dollari, è, ma metti anche 10 dollari, è <ride> 5 volte eh, in meno il costo dell'aereo o del treno. Non solo, abbiamo dei costi di, 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 di inquinamento ridotti al minimo, non solo. Skyway sarà una linea molto molto sicura, diciamo che l'aereo è il trasporto più sicuro, ma comunque sia eh, avremo la possibilità di, eh, di muoverci in sicurezza e il discorso di 8 dollari per questi spostamenti eh, permetterà a molte persone che oggi non se lo possono permettere, tornando al famoso problema ehm, che è un problema italiano ma non, non è solo per l'Italia, che il, i poveri nei paesi industrializzati so, sono in aumento. Questo comporta una, a, a ridurre le barriere per, per queste persone di muoversi, quindi più persone avranno la possibilità di percorrere queste distanze. Eh, si ritiene che questa distanza Mosca-San eh, Pietroburgo possa essere, eh, eh, possa essere percorso da circa 50.000 passeggeri al giorno e il fatturato annuo eh, sarà circa di 146 milioni di dollari. Ecco, questo è un pochino un esempio che volevo farvi eh, per farvi riflettere. Perché? Perché oltre a una valutazione oggettiva dei costi ehm, è molto importante fare questa riflessione, che più persone avranno la possibilità di muoversi più velocemente, di vedere più mondo, più parti del mondo e questo intensificherà anche il, il, il volano del turismo e su, questi, su queste località turistiche, questi paesi. E con costi più limitati circoscritti quindi più persone che si muovono con dei costi che sono, saranno ridotti al minimo tornando a, invece a un aspetto che è un pochino più Diciamo, ehm, economico per, dal nostro punto di vista, noi che siamo copartecipanti di questo progetto, avremo la, un vantaggio se queste linee Skyway sono, ehm, sono utilizzate da molte persone. Perché? Perché i fatturati delle, delle della, di Skyway aumenteranno i fat... gli utili, aumenteranno e aumenteranno i dividendi, quindi chi è coproprietario della, della Skyway avrà possibilità di, eh, di vivere con eh, de degli introiti che eh, sono veramente importanti. Ecco, qui eh, in questa slide potete notare come. I eh, veicoli sono diversi a seconda delle, delle infrastrutture, a seconda della capacità di trasporto, a seconda della velocità e quindi delle tipologie di linee. Abbiamo l'alta velocità, il veicolo ad alta velocità che può raggiungere i 500 km/h. Non è ancora una linea costruita, ma lo sarà al più presto con l'accordo eh, con gli arabi eh, a Dubai. Eh, per l'esattezza, e, e questi veicoli che eh, possono raggiungere i 500 km orari eh, hanno una capi eh, capienza di 500 persone e una distanza massima di 10.000 km. Poi abbiamo il veicolo urbano o detto unibus. L'Unibus può, eh, o anche Unicar, a seconda della capacità di trasporto, ehm, che trasporta eh, fi, da 7 a 168 persone, ha una velocità massima di 200, eh, scusate, 150 km/h e una distanza massima di, di, di trasporto di 250 km eh, questa invece è una linea già eh, certificata testata all'Ecotecnopark in Bielorussia poi abbiamo l'Unibike il, il veicolo leggero anch'esso anch a 150 km h può contenere da 1 a 8 persone questa è la linea Unibike la linea ultraleggera veicolo le, eh, leggero utilizzabile per linee eh, turistiche linee in, in situazioni urbane e, e, e così via. Poi abbiamo il veicolo merci, l'unitrack, il veicolo merci che ha diverse forme a seconda se si trasporta merce, merce solida, ehm, liquida. Eh, gassosa e via dicendo e il trasporto il veicolo merci anch'esso 150 km orari eh, percorrenza fino a una distanza di 10.000 km ecco questi sono un pochino i veicoli che sono stati testati certificati tranne per il momento il veicolo ad alta velocità che verrà non più costruito alla linea uh, all'Ecotecnopark in Bielorussia-Minsk, ma verrà costruito nel nuovo polo tecnologico eh, negli Emirati Arabi a Dubai, dopo l'accordo la, eh, eh, che, eh, che ha eh, visto gli Arabi entrare nel progetto dell'Ecotecnopark nella fase 11. Che e hanno stanziato 25 milioni di dollari, quindi hanno assorbito la fase 11 che è una fase che prevedeva la distribuzione di 3 miliardi, eh, 3 miliardi di quote eh, Skyway, le hanno assorbite tutti eh, gli arabi. Perché? Perché gli arabi stanno in questi, in questi anni eh, convertendo il loro mercato dal, eh, da quello principale che era il petrolio con un 89% di mercato e eh, lo stanno convertendo in, in energie rinnovabili. E infrastrutture per i trasporti, quindi cercano di riconquistare eh, la, eh, diciamo, eh, una gran fetta di mondo con eh, settori innovativi e, e, e quindi non ancora sviluppati in, in altre parti del mondo. E il loro settore eh, principale, quello del petrolio, dall'89% è passato al. 29%, quindi è un terzo di tutto il loro fatturato di tutto il loro mercato e c'è una notizia che ve l'anticipo eh, una rivista tecnologica che parla di ambiente ed è una, eh, ed è una rivista americana eh, la quale afferma proprio questo, che ehm, gli Emirati Arabi stanno, stanno sviluppando tecnologie e infrastrutture per il trasporto eh, innovative come Skyway. Allora qui ah, vedete una slide abbastanza complessa eh, per, per, per chi non l'ha mai vista, eh, dovevo semplificarla ma non ho eh, avuto... Eh, il, il tempo per farlo lo farò eh, prossimamente in sostanza questa slide abbiamo, ehm, abbiamo il patrimonio intellettuale eh, del, dei brevetti di unischi del, del fatto che queste tecnologie vengono sviluppate e messe in mostra e questo patrimonio intellettuale è stato valutato da una so società londinese per 400, 400 miliardi e 867 milioni e 433 mila eh, dollari, che tradotto in eh, quote Skyway a un valore di un dollaro sono altrettanti eh, 400 miliardi e rotti di quote da di, di, di distribuire. Chiaramente queste quote, una parte sono state assegnate per un 66%,67% mm -hmm. alla Uninsky Corporation, che è la società di Uninsky che sviluppa la tecnologia, e, sviluppa la tecnologia fa i test, eccetera, eccetera. E, mentre un'altra fetta importante è stata, eh, è stata assegnata alla eh, Euro Asian Rail Skyway System Holding che è praticamente una società eh, a cui è stato assegnato un 15% di queste quote queste quote eh, di questo 15% un 50% viene eh, distribuito è già stato distribuito ai cittadini alle persone comuni come voi, alle piccole e medie aziende, perché, perché eh, invece di partecipare a questo grande progetto eh, solo le, le, i, eh, le grandi banche, gli grandi istituti finanziari che possono poi a sua volta distribuirle a cittadini con dei pacchetti eh, azionari, obbligazionari, eccetera, gli Unischi ha cercato di mantenere un'azienda sua, sana, proprietà, di, di sua proprietà con la maggioranza della sua eh, maggioranza e, e eh, raccogliendo eh, fondi per eh, costruire l'Ecotechno Park in modo tale che tutti quelli che aderiscono e partecipano a questa iniziativa di crowd investing eh, hanno la possibilità di avere delle quote che avranno un valore eh, all'IPO all all che è l'offerta pubblica iniziale nel mercato azionario a un valore di un dollaro. Queste quote oggi intrinsecamente valgono 0,018. Eh, centesimi di dollaro, eh, valgono ancora poco, ma a breve arriveranno alla, alla soglia di un dollaro e quindi avremo un valore aggiunto per quello che abbiamo eh, depositato e donato eh, a questa startup innovativa per le linee Skyway. Ehm. Un'altra, eh, siccome eh, i 60 miliardi erotti di quote, eh, il 50% è stato distribuito, il restante 50% sarà dedicato all'offerta pubblica eh, iniziale del mercato, è stato stanziato altri 73 miliardi di quote. Questi 73 miliardi arrivano eh, da, dalla eh, Unisci Corporation, quindi un 18%. Eh, delle quote assegnate alla UNESCO Corporation sono state messe a disposizione per la Euro, eh, Euro Asian Rail Skyway System Holding 2. Anche questi un 50% sono state messe a disposizione per la distribuzione e questo l'equivalente eh, in, eh, in soldi è stato utilizzato per la costruzione dell'ecotecnopark. Ecco questo è un pochino. Quello che dovete sapere è la raccolta dei fondi viene fatta da una società che si chiama First Skyway Invest Group, di cui al suo interno ci sono tre società eh, Skyway Capital eh, che noi eh, rappresentiamo, poi ci sono altre due società che anche esse fanno raccolta fondi ehm, con lo stesso obiettivo di distribuire. Quote di Skyway, quindi dare un valore aggiunto alla stessa azienda perché, perché è fatta di persone, ehm, i, i coproprietari sono cittadini, sono aziende, sono investitori, sono imprenditori e quindi l'azienda è fatta da persone, persone che credono in una, in una tecnologia, in un'innovazione in un che ci porterà un grande, un grande risvolto di soluzioni. Eh, contro il, eh, quello che abbiamo visto, che è contro l'inquinamento, la, la sicurezza delle vite e, e la possibilità di muoversi più velocemente eh, in poco tempo in sicurezza. Eh, chiaramente ci sono degli, ancora importanti sviluppi, eh, questa prima fa, cioè queste fasi di costruzione dell'ecotecnopark sono quasi in conclusione, cioè abbiamo ancora circa 5-6 miliardi di quote da distribuire, Dopodiché l'Ecotechno Park si ritiene concluso. Cosa succede? Che verranno eh, raccolti fondi per costruire i eh, progetti direzionali nei vari paesi perché ci sono già eh, una decina di progetti pronti per essere sviluppati in India, ce ne sono un paio anche in Europa e così via. Quindi il primo progetto esecutivo sarà in agosto agosto-settembre eh, negli Emirati Arabi, poi seguiranno altri progetti quali Svizzera e, e così via. Insomma. E, e allora cosa succederà? Che è già pronta la piattaforma blockchain, la, blo la blockchain è un metodo, eh, un algoritmo matematico che permette di gestire un'enorme quantità di dati. Questi dati potranno essere di qualunque, di qualunque tipo, potranno essere documenti, potranno essere monete digitali e così via. La blockchain è fondamentale per la gestione di una rete globale di Skyway e questa blockchain eh, gestirà anche la raccolta di questi famosi token. Cosa sono i token? Sono eh, è uno, diciamo uno strumento di conversione tra euro e moneta cri di criptovaluta, moneta digitale, che non ha ancora un nome ufficiale di Skyway. Non confondetevi con quello che trovate nella, nel mercato delle criptovalute che si chiama Skycoin, che non c'entra niente con eh, Skyway. Eh, la Skyway eh, non ha ancora ufficializzato come si chiamerà questa moneta, tuttavia questi token saranno un, uno strumento necessario per convertire i soldi che vengono de raccolti, depositati, eh, eh, per convertirli in eh, criptovaluta. Questi soldi che vengono raccolti andranno a finanziare i, i progetti dedicati ad ogni singolo pa paese. Quindi potete notare in questa figura come eh, progetti direzionali eh, da 1 ad n eh, perché perché saranno tanti questi progetti quindi noi avremo modo di entrare in questi progetti bene andiamo avanti se riesco ad andare avanti perché fa le bizze ecco Qui vedete invece eh, le tempistiche per il lancio dei token, quindi per sovvenzionare il, un, un, il, progetto di, il primo progetto direzionale nel paese, che, dovrebbe, eh, che molto probabilmente è, sono gli Emirati Arabi. Non c'è ancora l'ufficializzazione, ma mm, è, è questo il sentore. E abbiamo una linea rossa che indica il valore delle, eh, delle azioni, chiaramente le azioni saranno vere azioni del mercato azionario nel momento dell'Ipo 2019, ehm, ma chiaramente oggi questo valore intrinseco di queste azioni è eh, all'incirca a 0,018 dollari. Eh, siamo nella fase 12, la fase 12 prevede sia eh, siamo nella fase 12, si sì, deve arrivare alla fase 15, la fase 15 è previsto a fine eh, dal, da ottobre a eh, novembre di quest'anno la conclusione, quindi la, la conclusione della distribuzione delle, delle quote Skyway che diventeranno azioni nel momento dell'ufficializzazione in borsa. E, e avremo la possibilità chiaramente di comprare altre di queste azioni ma al valore di mercato che eh, partirà da un valore nominale di un dollaro. I token invece se notate eh, nel grafico eh, verranno eh, lanciati con il primo progetto, eh, è imminente quindi i, i tempi eh, era stato... Eh, lanciato il, il, il discorso da francis Francisek Sollar, il direttore di Skyway Capital, eh, di eh, che questi token eh, partissero con un progetto mix, eh, mixato tra eh, eh, quote Skyway e token stessi e dovrà partire a giorni perché mi era stato così detto. Eh, l'ufficializzazione potrebbe anche essere il, eh, il giorno dell'Eco Festival. Quindi abbiamo ancora eh, probabilmente ancora qualche settimana per avere i pacchetti semplici con solo le quote Skyway. Anche perché sono in fase di, eh, di terminazione, non ce ne saranno più tante a questi prezzi. E quindi subentreranno anche delle percentuali di token, quindi in ogni pacchetto ci saranno circa un 20-30% di token e il restante 70% di eh, delle quote Skyway, per poi piano piano con essere convertiti e rimanere solo i progetti direzionali con i token rappresentativi della moneta eh, digitale. E. Ehm, se notate la linea blu rappresenta il valore dei token, e questa linea blu eh, tende a essere molto più alta rispetto alle quote eh, Skyway. Perché? Perché le quote Skyway sono azioni che genereranno dei dividendi fin tanto che voi le terrete. Se voi le vendete, naturalmente i dividendi non saranno più corrisposti se invece voi tenete le vostre quote le vostre azioni skyway avrete i dividendi che si basano sul quantitativo di fatturato di utili che l'azienda mette a disposizione per i suoi soci e, ehm, e questo dipende e quindi la, la montare del dividendo dipende da quante azioni uno possiede e quante e quante ehm, e quanto utile ovviamente l'azienda mette a disposizione ci siete tutti? Sentite ancora bene? Allora, eh, a questo punto vado a vedere se c'è la presentazione. Non allora allora vediamo un po non allora a questo punto andiamo avanti ecco qui avete una bruce una, una slide che è un esempio eh, un esempio di, ehm, di quote, eh, le quote del progetto dell'Ecotechnopark è di 400 miliardi eh, e rotti quote, se eh, ho fatto un'ipotesi un che il numero delle quote possedute siano 100.000. Che può essere, può essere un, un valore ragionevole. C'è chi ce n'ha molte di più. Eh, Francis Ex Solar ce n'ha 45 milioni. Chiaramente, mm. quando ho imparato che, che aveva tutte queste azioni, mi sono messo a sedere, ho fatto una riflessione e poi ho deciso di acquistare ancora eh, un altro pacchetto, anche se comunque eh, ne ho già abbastanza. Eh, ne ritengo, eh, mi ritengo già eh, fortunato, comunque eh, mh, predisposto a averne già abbastanza, ma tuttavia non sono mai abbastanza. Perché? Perché sono convinto e sicuro che tutti noi av eh, avremo un giorno un rammarico di non averne prese altre. Quindi vi suggerisco chi può senza eh, esagerare chiaramente ne, nelle proprie economie ma chi può di acquistare altri eh, altri pacchetti comunque questo esempio di 100.000 quote se eh, il fatturato utile di Skyway è 10 miliardi di quote voi otterrete un dividendo annuo di circa 2500 dollari la percentuale di quote possedute chiaramente è questo, 0,0002%. Altro eh, esempio, invece di 100.000 ne ho un milione di quote, allora è il mio dividendo anno invece di essere 2.495 dollari sarà 24.946 dollari. Quindi com comincia a diventare un, un, una pensione molto interessante, e eh, ancora prima di andarci. Se sì, eh, ho fatto anche l'esempio blu, dove c'è chi possiede 10 miliardi di quote e il fatturato utile 10 miliardi di dollari, e abbiamo invece un dividendo annuo decisamente molto più alto, di 249 mila dollari. Questi eh, numeri sono semplicemente. Eh, ipotetici teorici non c'è nessun riferimento alla realtà sono per farvi capire quali possono essere gli ordini di grandezza naturalmente il fatturato di 10 miliardi inizialmente può essere tanto ma eh, a lungo termine può essere anche molto poco quindi è, è un modo per farvi riflettere e ragionare su quante quote avete e quante ne vorreste ottenere. Quindi il, il, il risultato deve essere, bene, io mi pongo l'obiettivo di avere queste quote e quindi piano piano eh, deposito, eh, in, aiuto la... la a completare l'Eco Techno Park oppure a mh, aiutare a creare il primo la prima linea Skyway eh, nel primo paese che la lancerà gli Emirati Arabi, molto probabilmente piuttosto che India e Australia, e, eh, e quindi eh, considerare il fatto che avete la possibilità ancora di eh, acquistare queste quote a, a prezzi veramente modici, eh, molto meno di un dollaro. Ecco qui vedete una, eh, una slide dove io ho riassunto un pochino quello che è l'iniziativa. Eh, che mi era stata accennata in Peschiera del Garda da Francis X. Solar, il Combo, il Combo è una combinazione tra token e, e quote Skyway, eh, ipotizzate a un 20% di token, 80% di quote Skyway, per andare a, ehm, a dedicare i fondi sia alla conclusione dell'EcoTechnoPark, sia all'inizio dello sviluppo del primo progetto direzionale in un paese. Questi token avranno una partenza di 0,50 dollari. Chiaramente, questa slide non è ancora ufficializzata, quindi queste informazioni potrebbero anche cambiare. Non è, è eh, l'ufficialità, ma è, vi dà un'idea di come possono essere le situazioni. Poi, eh, la finestra 0 è la finestra dove i token hanno un valore di 0,50 dollari. E, mh, e accedono solo gli iscritti in Skyway Capital. Poi ci sarà una seconda fase che è la finestra 1 dove il token avrà un valore superiore del 20, quindi un costo del 25% in più e poi ci sarà la finestra 2 dove possono accedere tutti. Ecco questo è per semplificare un pochino la situazione. Bene. Eh, dell'ecotecnopark ne abbiamo parlato eh, prima, chiaramente la fase la fa, le fasi dell'ecotecnopark sono 15, siamo alla fase 12, le altre fasi sono eh, la 13, la 14 e la 15 che prevedono ancora la distribuzione di circa 6 miliardi di, eh, di quote, eh, però chiaramente... Eh, il discorso è legato anche alle fasi di test di queste, di queste linee. Qui abbiamo visto già eh, le altre volte eh, i test eh, ancora prima dell'Ecotecnopark, l'Ecotecnopark è stato lanciato con una prevendita di contratti da parte di, 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 dei maggiori paesi interessati per 180 miliardi di dollari, i restanti 200 miliardi eh, sono derivati dal crowdfunding, l'autofinanziamento la, eh, dei cittadini e delle, delle aziende. Qui ci sono i paesi che hanno sottoscritto i precontratti. Eh, 60 miliardi di dollari eh, sono 60 miliardi di dollari dall'Unione Europea, 80 dall'Australia, 4 dalla Russia, eh, 5 dagli Emirati Arabi, 7 dal Vietnam, 8 dalla Bolivia, pensate che la Bolivia è molto interessata a una linea merci, perché? Perché ha delle miniere in alta quota, circa 3.000 metri eh, di altezza eh, e l'unico modo per eh, accedere a queste miniere è proprio una tecnologia eh, si, eh, analoga a Skyway. Non c'è ad oggi nessun modo di raggiungere queste miniere. Ecco, questo è per dire cosa la Bolivia è interessata. Quindi è interessata per... Eh, per eh, eh, per l'oro, eh, Iron, Oro, Cargo Truck, vedete? Ecco, quindi eh, queste sono un pochino le, le notizie. La fase 12, come dicevo prima, prevede la distribuzione di 3 miliardi di quote Skyway e queste sono praticamente quasi distribuite, se non già finite, ma la fase 12 prevede anche un completamento della costruzione dell'Eco dell'EcoTecnoPark, delle prove di certificazione, test legati anche al trasporto di, ve, di diverso tipo delle merci. Chiaramente c'è anche mh, il, la, il test per la trasmissione di energia elettrica, e eh, quindi attraverso linee elettriche cablate nella, eh, nella pista della struttura Sky, eh, Skyway e trasferimento di informazioni tramite linee di comunicazione cablate nella struttura stringa. Questo significa che non è solo un'infrastruttura una, una, um, di trasporto di veicoli merci, ma anche un trasporto di energia e di e informazione digitale. Qui vedete dall'alto alcune eh, fotografie dell'Ecotecnopark, punti di, di interesse dove ci sono le stazioni, dove ci sono delle linee. Eh, L'Ecotecnopark è una vetrina mondiale dove sono già state in visita più di 50 delegazioni tra paesi, imprenditori, investitori e, e quindi questa vetrina è il trampolino di lancio per la, lo sviluppo della tecnologia in altri eh, luoghi. Qui vedete una fotografia eh, reale eh, dove dall'alto si vede l'Ecotecno Park. Che un, due anni fa, quando io eh, ho visto questo progetto, eh, in, questa, in questi 36 ettari c'era solo della steppa, c'erano pochi alberi e qualche 3-4 pali oggi vi sembra un, un, totalmente una cosa già fatta e, e date per scontato che ci sia già, in realtà in questi due anni l'azienda ha sviluppato, ha creato, ha 400 e passa persone che ci lavorano e quindi c'è un grande sviluppo, quindi bisogna dare merito a UNISCO che ha dato la possibilità alle persone di partecipare e ovviamente anche noi tutti eh, dobbiamo dare un merito di vedere avanti e di guardare avanti con, questa, con questo grande progetto. Qui vedete alcune foto eh, delle linee eh, già testate a Minsk. Mi soffermo su questa slide molto importante eh, nella quale potete notare come chiaramente se noi andiamo a considerare il trasporto merci eh, da un punto di vista dei costi e dei tempi di spedizione potete notare come dall'aereo alla nave eh, un, le possiamo collegare con una, una retta che è, direttamente, è inversamente proporzionale, ossia più aumenta il costo e più eh, si riduce il tempo impiegato per la spedizione di queste merci. L'aereo è il più veloce e quello più costoso, la nave è la più lenta e quella meno costosa. In mezzo ci stanno il, diciamo, la, il, eh, i mezzi su binario, su rotaia e e il i mezzi su gomma dove sta skyway skyway sta in una condizione ottimale dove basso costo e basso tempo di consegna questa slide è una slide che eh, farà eh, farà il giro del mondo perché tutti hanno bisogno di soluzioni che vanno a ridurre i costi e i tempi di consegna per migliorare la qualità, per essere competitivi nel mercato, per ridurre l'inquinamento. Ecco, questi sono i fattori importanti, trasportando in sicurezza e non facendo danni eh, quali eh, in danni ingenti quali eh, le, la fuoriuscita di, di gregge dalle navi e così via. Qua vedete un'applicazione di Skyway per trasportare gli, i container, eh, il paradosso che può essere quello dei, dei camion tutti in fila bloccati in autostrada e eh, invece gli, i container su linea Skyway non hanno eh, problemi di questo tipo. Qui invece avete applicazioni eh, lungo il mare perché Skyway può attraversare anche tragitti di mare, portare lo scarico e il carico merci delle navi in, 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 velocemente, in sicurezza, lasciando i porti incontaminati dall'inquinamento di questi mezzi. Questa, questa slide invece è, è riproduttiva per farvi notare come queste linee possono essere adattabili a qualunque tipo di veicolo, passeggeri, merci, eh, veloce, lento e così via. Qui vedete una foto della società Unischi Corporation che eh, ha sviluppato la tecnologia, sta sviluppando la, la produzione di questi mezzi. E professionisti ingegneri progettisti che sono ehm, che sono che stanno lavorando sui progetti già eh, esecutivi basta solo ehm, che ci siano tutte le certificazioni manca ancora poco per iniziare i primi progetti questa è invece una slide che fa vedere come si pensa anche al, al miglioramento dell'ambiente dell in cui le persone vivono con un'aria un più pulita e più sana attraverso il rinverdimento eh, con le piante che possono eh, aiutare a migliorare l'ambiente la, in cui si vive in mezzo alla tecnologia. Qui vedete alcune foto eh, dove potete notare come chiaramente le, ehm, chiaramente le, le, mh, eh, gli operai specializzati lavorano su sui moduli eh, moduli che sembrano di per sé molto, le, molto semplici, in realtà c'è enorme complessità dentro questi moduli, ci sono eh, delle, eh, delle segretezze anche eh, industriali, quindi non tutto si può vedere, non tutto viene fatto vedere per la nostra salvaguardia, ma la salvaguardia anche della società Skyway. Qui vedete invece l'Unicar. Che è stato portato all'Eco Park per i test sulla linea. Questo Unicar sarà presente alla fiera di Berlino in settembre, dal 19 al 21 settembre, la fiera Innotrans 2018. E, quando io sono entrato in, in questo progetto, ho, ho entrato significa ho condiviso e quindi anch'io ho eh, anch io partecipato con una, eh, una donazione. Era eh, l'ottobre 2016 quando eh, c'era appunto appena stata l'InnoTrans, perché è la fiera di Berlino la più importante d'Europa, avviene ogni due anni per i trasporti. Qui abbiamo le certificazioni: il, la TUV, eh, il certificato che attesta che la, la Uniski Corporation, o meglio Skyway Technology è eh, partecipativa e quindi è membra dell'Associazione dei trasporti pubblici. Qui un riconoscimento eh, come Skyway è la tecnologia eh, dell'anno in, in Bielorussia e queste sono le patenti, le licenze eh, negli Stati Uniti d'America che Iun Unisky ha eh, ottenuto per l'Unicar, eh, l'UniBike, questi certificati eh, di patenti in India certificazione in Ucraina e così via, ce ne sono tantissimi perché um, Unischi ha eh, più di 140 di, eh, brevetti, di cui una cinquantina sono stati già eh, certificati e collaudati per questi paesi. Questa è la slide che vi dicevo po poc'anzi, quando ovviamente Skyway fa parlare di sé anche sulle riviste più titolate d'America e si parla proprio degli Emirati Arabi che hanno, eh, hanno migrato il loro, il loro business, il loro commercio in, quest, eh, in trasporti innovativi come Skyway piuttosto che il petrolio. Qui vedete invece le, alcune foto dove Juninsky parla con gli arabi nell'esibizione di Skyway alla mostra delle città del futuro nel World Trade Center a Dubai, che c'è stato proprio in aprile. E da lì è nato l'accordo per il centro tecnologico Skyway, eh, che è, eh, diciamo, sono le nuove basi per una nuova infrastruttura globale. Che prevede 25 km di linea ad alta velocità e 20, eh, su 22 ettari di terreno e 2 km di linea leggera. Si eh, testerà l'alta velocità e eh, il trasporto pesante con mm. i container. Bene, quindi possiamo ritenere che Skyway è un ecosistema, eco perché è ecocompatibile un ecosistema eh, la cui visione di Uninsky è quella di portare il, eh, la, la tecnologia, quindi l'industrializzazione nello spazio. Ecco, prima dicevo, eh, teniamo i piedi per terra, tuttavia chiaramente eh, Uninsky sta pensando già alla visione di costruire un anello intorno alla Terra per trasportare merci, per eh, industrializzare e liberare terreno eh, sulla Terra e riportarlo incontaminato alle sue origini. Eh, Skyway non è solo trasporto di trasporto, quindi i mezzi che si muovono, Skyway è un sistema eh, di internet delle cose, quindi trasferimento di cose, non più solo linee dati ma cose, e quindi Skyway eh, mette in legame la tecnologia digitale con, la tecnologia, con il resto della tecnologia. Eh, Skyway eh, utilizzerà la blockchain per le piattaforme, per la gestione dei dati, per la gestione delle, della criptovaluta, Skyway, quindi, è trasporto. Skyway è anche mobilità elettrica in un contesto che la mobilità elettrica dovrà essere una mobilità su infrastrutture indipendenti dalle originarie, dalle, da quelle che sono oggi le strade, e le autostrade. Non è possibile, secondo Juninsky, mettere insieme. Ehm, ehm, diciamo vetture tradizionali con vetture eh, elettriche eh, autogestite quindi diciamo che ci sono parecchie cose in, in forte sviluppo quindi un internet di cose che eh, utilizzando energie rinnovabili e utilizzando skyway come eh, infrastruttura per il trasporto comportano a tutelare l'ambiente, salvare l'ambiente e l'internet delle cose è appunto quello che eh, parla la fase 12 di fare dei test per il trasferimento dell'energia delle, dell elettrica sull'infrastruttura e anche sull'energia, eh, scusate, le, la comunicazione, quindi i dati digitali, sempre attraverso lo sviluppo dell'infrastruttura a stringa. Yuninsk ha incontrato l'anno scorso il dell'ailame e ha avuto il benestare per creare anche delle linee in Tibet perché queste linee portano, portano eh, naturalezza, eh, flessibilità, leggerezza nel muoversi senza impatto ambientale. Abbiamo uno sviluppo di una possibile linea anche a San Marino. Ci sono stati i russi che hanno fatto i sopralluoghi, i rilievi per sviluppare questa, questo prototipo di linea in, eh, con, il, eh, con eh, il programma in 3D. Eh, perché ci, posso, ci sono i presupposti di uno sviluppo importante a San Marino, ma anche eh, in Italia. Eh, la, una società che collabora con l'architetto Boeri, eh, il quale ha eh, progettato il bosco verticale di Milano, eh, è andata in delegazione a Minsk eh, a vedere e a monitorare quello che è la tecnologia e hanno avuto un'ottima un, un impressione e potrà essere un canale tecnologico da sviluppare in, una, eh, in, in quella che si chiama città lineare. Qui vedete una laureanda che si è laureata a Catania e ha parlato del degrado ambientale e della mobilità sostenibile attraverso il caso Skyway. Quindi è importante il collegamento tra eh, queste start-up innovative di tecnologia e l'università per collaborare, per creare eh, enorme sviluppo. Bene, a questo punto eh, un, una dedica importante a quello che eh, è partecipare a Skyway. Partecipare a Skyway significa donare dei soldi che verranno investiti nella tecnologia, nello sviluppo delle linee e, e, e quindi eh, è importante fare una riflessione. Perché io dovrei partecipare a questo progetto? I, i motivi sono tanti, ma prevalentemente... Pensate che questo è un, eh, un progetto che andrà a risolvere enormi problemi mondiali, che sono quelli della salute, della sicurezza, eh, del degrado ambientale e, e quello che può essere il muoversi più velocemente possibile. La vita non è non è lunghissima avremo la possibilità di muoverci vedere più mondo vedere più cose scambiare più opinioni conoscere più persone e solo per questo un valore altamente ehm, altamente innovativo eh, skyway è un progetto da cavalcare da percorrere da condividere e da eh, e da sfruttare, perché, non sfrutt perché sfruttare? Eh, di per sé potrebbe essere una, una parola poco, poco interessante, ma lo sfruttamento sta nel fatto di, eh, di cavalcare questo progetto perché ci porterà un beneficio a tutti e in base alla proporzione che avremo di, questi, di queste quote. Quindi parlate con eh, amici, parenti, colleghi di questo Skyway e fategli prendere delle quote. Mille dollari, cosa sono mille dollari oggi? Mille dollari, eh, potete chiaramente eh, fare eh, tante cose con mille dollari, ma non tantissime. Potrete comprare un computer, potrete, potrete fare un viaggio. Eh, Ecco qui, in questa slide, potete fare un viaggio, una vacanza, potete investirli, ma chiaramente eh, come dice questo bimbo al suo nonno, eh, dai nonno corri che tra, eh, fai tardi al lavoro. Perché? Perché lavori a vita, non è pensione a vita, ma lavori a vita. E invece con 1000 dollari potete acquistare ancora un pacchetto importante di quote di Skyway che sono le, per esattezza 45.000 quote, che al valore di un dollaro sa, sono 45.000 dollari. Ma se invece di un dollaro queste quote assumessero un valore di, eh, di 10 dollari, perché no? Eh, potre, potrete pensare a una, una casa indipendente, piuttosto che eh, con 100 dollari a... 4 mila, eh, 4 milioni 500 mila dollari e quindi cosa ho, ho messo il mappamondo perché potreste conquistare il mondo, viaggiare, eh, fare cari non carità, fare progetti sostenibili per le persone eh, che ne hanno bisogno e così via, insomma. E quindi diciamo che abbiamo eh, la possibilità di fare delle cose molto interessanti e soprattutto diamo adito un progetto importantissimo qui eh, vi faccio notare come google eh, è stata un'idea 100 dollari hanno portato a un miliardo di dollari eh, quindi investimento in 16 anni è cresciuto più di 990.990%, eh, .990%, che significa 5.208% al mese. Quindi 10 dollari in 16 anni hanno valorizzato 100.000 dollari. Ecco, questo è un esempio. Poi c'è anche Apple con Steve Jobs. Eh, con il quale eh, chi ha investito 8 dollari nel 1976 oggi eh, ha la bellezza di 550 mila dollari ecco queste idee queste tecnologie hanno portato a un enorme eh, potenziale economico tuttavia skyway è molto di più di google e molto di più di apple perché è una rete internazionale una rete globale quindi eh, vi eh, vi consiglio vivamente di chi ha già delle quote ha fatto bene ad acquistarne, è importante non esagerare ma soprattutto eh, chi può di acquistarne delle altre perché eh, l'ho già detto e lo ripeto, eh, avremo un rammarico di, di dire un giorno cavolo se ne avessi prese di più. Chiaramente chi si iscrive entro una settimana acquista il suo pacchetto anche un 10% in più di quote. Eh, un 10% di eh, benvenuto chiaramente per le persone che eh, hanno il, la caratteristica di decidere in fretta senza eh, farsi troppe... Eh, troppi pensieri troppe eh, paure di sbagliare non si sbaglia questo è un progetto molto importante lo ritengo uno dei progetti più belli al mondo che ci possono essere oggi eh, non vedo dei progetti come skyway in questo momento eh, così concreti così trasparenti come eh, skyway Bene, ehm, a questo punto diciamo che eh, possiamo eh, terminare, i certificati generano, eh, generano una corrispondenza con, con le, le quote che eh, si hanno e eh, concludiamo eh, ritornando al punto principale, iniziale della serata, del webinar di questa sera dove... Vorrei eh, invitarvi a fare una riflessione: venite all'Eco all venite all'Eco Festival il 4 agosto, eh, perché lì vi cambierà totalmente la visione e la consapevolezza di questo progetto. Chiunque è andato a, a toccare con mano eh, i mezzi che, eh, anche per merito nostro, sono stati costruiti. Uh, vi genererà una consapevolezza eh, e un'emozione un importantissima per dare adito sempre più alla diffusione del progetto Skyway. Eh, vi ricordo anche chi, chi non avesse ancora preso eh, il biglietto dell'Eco Festival del 4, per il 4 agosto, entro il 30 giugno eh, lo prenda perché il valore di 30 dollari aumenterà ancora se partiti da 25 dollari adesso siamo a 30 dollari salirà ancora e chi lo comprasse il 4 agosto il giorno stesso costerà 100 dollari perché è, è, diciamo è importante essere presenti a questo evento l'azienda mette a disposizione eh, delle informazioni riguardanti l'offerta speciale per gli ospiti dell'eco festival e quindi un elenco di eh, hotel convenzionati e eh, UNISC ha messo in, in condivisione anche un concorso delle buone azioni per da, da parte da Skyway eh, che eh, praticamente riguardano queste buone azioni il, ehm, eh, il rispetto dell'ambiente, quindi la, mandare un video inerente a una buona azione legata al rispetto ambientale. Vi può eh, permettere di vincere il montepremi di 250.000 quote Skyway, che oggi hanno un valore intrinseco di circa 4500 dollari, e non è male come premio. All'EcoFestival verranno anche consegnate le monete e i certificati commemorativi legati al pacchetto dell'InnoTrans. Il pacchetto Inno è un pacchetto di quote eh, che prevede la, il versamento di tre rate da 1000 dollari una per ogni mese. Quindi chi ha fatto questo pacchetto ha la possibilità di, rita, di ritirare una moneta e un certificato commemorativo che viene consegnato solo il giorno dell'Eco Festival. Chi non dovesse essere presente. Eh, deve dare a qualcuno che, che ci va eh, anche il sottoscritto Beata o, o chi altri Antonio Angelo Giovanni eh, Luca tutti quelli che verranno avranno la possibilità di ritirare questi premi con un documento di riconoscimento da parte di chi ha sottoscritto eh, l'inno trans bene ecco qui l'indirizzo dove pre comprare il biglietto per l'eco festival del 4 agosto eh, e ovviamente in armonia con skyway eh, siamo in armonia con la natura costruisci skyway costruisci skyway e salvi il pianeta un saluto un saluto a tutti eh, prossima settimana eh, non ci sarà la, il webinar eh, della, con la stanza di, eh, di Skyway, eh, ovviamente perché abbiamo deciso di non farlo tutte le settimane, ma una volta ogni 15 giorni. Nonostante ciò, il prossimo mercoledì, ve lo anticipo già, farò io uno Skyway eh, particolare dove potremo dibatterci e confrontarci con domande e risposte e così via. Quindi chi vuole partecipare mercoledì prossimo mi segnali già la sua partecipazione perché faremo uno, sky, uno Skyway webinar speciale dove andremo ad approfondire, a dire un pochino quegli aspetti che vi, vi toccano di più. Un, un abbraccio, a presto, condividete il progetto, mi raccomando, e obiettivo incrementate e aumentate le vostre quote perché ve ne pentirete. Un saluto a tutti, buona serata a tutti.